stesso tempo. La presenza di Alberto qui diciamo, rappresenta un'occasione. Quando parliamo del grande prestigio dell'isola di Ischia, no? Il prestigio culturale, in qualche modo anche attraverso queste presenze si diciamo, palesa in maniera chiara. Alberto Rigoro è inserito all'interno di un progetto che dal mio punto di vista è veramente di estremo interesse perché mira il progetto dell'associazione Lila. Che mira, diciamo, attraverso, diciamo, che appunto ha titolo Il grande prestigio culturale dell'isola di Ischia, e mira proprio a, diciamo, un'interpretazione da parte di chi, oggi fa cultura, di una serie di personaggi che in qualche modo hanno sentito l'influenza dell'isola di Ischia e che, soprattutto l'hanno trasmessa attraverso la propria produzione. Nello specifico quindi c'è il confronto tra diciamo, due sensibilità che però in effetti percorrono la medesima passione per l'isola di Ischia, perché Alberto è praticamente più ischitano di noi, devo dire, nel senso che è un appassionato frequentatore della nostra isola e quindi in qualche modo è veramente interessante a scoprire che il dialogo possa esservi tra appunto chi attraverso il proprio modo di percepire la quest'isola con le sue trasformazioni naturalmente, possa anche rileggerla attraverso chi l'ha osservata prima con le sue caratteristiche. Io veramente do un benvenuto in biblioteca, quella antoniana, e sono convinta che appunto sarà interessantissimo insomma, poter scoprire quali sono queste analogie, quali sono queste differenze, quali sono queste comuni modalità diciamo, di intendimento, diciamo, quella che è la nostra realtà locale, la nostra isola con le sue bellezze, ma soprattutto con la sua storia culturale. Ringrazio la professoressa Miceli, sicuramente è un onore e un privilegio darci lettura. Questa serata viene dopo un'altra serata, sempre alla Biblioteca Antoniana, dove abbiamo parlato del Bar Maria di Forio, che era il bar dove grandi personaggi dell'arte, della letteratura, della poesia si incontravano. Ingeborg Bachmann frequentò anche il Bar Marie, però me la sono tenuta a parte perché ho scoperto che siamo vicini di casa. Cioè, a distanza, questo è un po' surreale questa situazione, a distanza di 60 anni, perché la Bachmann venne a Ischia nel 53, agosto del 53. Siamo a distanza però di 100 metri, perché prese una casa dove adesso è stata messa una iscrizione che lo ricorda, proprio a 100 metri da casa. Questa cosa mi ha molto entusiasmato e quindi ho tenuto a parte questo personaggio e poi l'ho approfondito un po' e quindi stasera. Allora, parliamo di Ingeborg Bachmann, ma non per fare una relazione sulla vita e l'opera della Bachmann, perché certamente molto meglio di me farebbe un professore di letteratura di lingua tedesca. Voglio parlarvi qui di sensazioni e emozioni, oltre a qualche curiosità e aneddoto che riguardano Bachmann, perché non sono uno storico di letteratura, però sono uno scrittore, un poeta anch'io da sempre, e quindi mi sento molto coinvolto, diciamo, nel trovarmi riunito in uno stesso contesto con la Bachmann, anche se assolutamente nessun confronto può farsi con la grande poetessa. Ora, questo è nato anche un po' dal fatto che nel suo soggiorno ischitano, nell'estate del 53, Ingeborg Bachmann abitò a San Francesco, a 100 metri da casa mia, e questo misteriosamente me la fa sentire molto vicino. Della permanenza della Bachmann a Ischia si sa che certamente frequentò anche lei l'imperdibile Bar Maria, si incontrò con Hans Werner Enze, che in un certo senso era il suo uomo, come il compositore tedesco, col quale aveva un rapporto di amore senza eros, e questo indubbiamente era una cosa che influiva notevolmente anche sul modo di essere, sul carattere della Bachmann, che certamente non ebbe una vita molto facile.
perché poi c'era anche l'amore con Eros che entrambi cercavano, sia Enze, il compositore, sia lei, infatti fu poi la compagna di Paul Celan, poeta tedesco, poeta di lingua tedesca, e quindi questo fatto qui creava certamente delle tensioni, ci furono tentativi di suicidi reciproci, e questo, diciamo, comporta un stato d'animo certamente di grande sensibilità e di grande sofferenza che lei poi trasporta nelle sue poesie. Quello che però ho potuto vedere, e infatti io soprattutto ho identificato due temi, cioè il sole e la luna nella poesia di Bachmann, perché sono gli astri che in un'isola come Ischia hanno quasi un significato di divinità pagana, perché Ischia perché si viene per il sole che tutti amano quando vanno sulle spiagge, cioè, i tramonti, le Alpi Ischitane, Valle Comeo, e la luna che in tutte le sue fasi ha qualcosa di particolare a Ischia. E anche nelle poesie della Ingeborg Bachmann le troviamo. Con l'avvertenza che io noto, e come in altri personaggi, tra cui anche Truman Capote, cioè, che quando poi c'è la permanenza a Ischia c'è un certo rasserenamento, quindi anche la Bachmann, diciamo, con la sua travagliata vita, a Ischia ha un momento di tregua, e questo viene fuori anche nelle sue poesie. Poi dopo leggeremo qualche poesia della Bachmann. Nella seconda della serata, diciamo, io dico qualcosa dei miei libri che però non sono direttamente poesie, sono brani di prosa perché anche lì c'è certamente della poesia, non comportano comunque un confronto diretto della poesia della Ingeborg Bachmann con i miei libri, nei quali tuttavia ritroviamo il sole e la luna, rumore di passi nel giardino imperiale, il mio penultimo libro. Qui c'è la descrizione del deserto, perché il protagonista poi attraversa anche un deserto difficilissimo dove parecchi erano morti, ma lui riesce ad attraversare questo deserto e sofferma la sua attenzione su alcune particolari. A bocca aperta era stato a sentire di dune alte migliaia di metri, dalla sommità delle quali era possibile vedere al tramonto un'estensione assoluta e circolare per tutto l'arco dello sguardo, arrivando liberamente al cielo che acquistava sul suo limitare i colori in una tavolozza in ogni tonalità, fino a salire e confondersi allo zenit in astrazioni soffuse e mobili come danze di variopinti fantasmi, e all'alba scialbi fantasmi lontani, trasparenti, come immersi nella cupola del che attorniava il deserto, benigno, ma fino a farsi via via nella giornata cattivo, sempre più vicino, concreto, acqua diventata fuoco. Qui c'è il sole che è rovente, come rovente nelle poesie della Bachmann, perché la Bachmann parla del sole e della luna, è una romantica, però è una romantica certamente rivoluzionaria, diciamo, per cui ha molto bisogno del calore del sole e dice anche che il sole non riesce a riscaldarla nonostante sia rovente. Qui sempre rovente il sole, però qui nel deserto non riscalda, brucia. E la notte, la luna piena sembrava baciare il deserto, o un'esile falce congiungerlo al cielo, o un firmamento di stelle affollarlo come lacrime gli occhi di chi stesse guardando un simile spettacolo, da piangere di commozione per il dono del creato. Ma gli dicevano, l'indomani avresti bestemmiato lo stesso Dio per quello stesso creato, perché la sera c'era il ristoro nel deserto, quando il giorno dopo usciva la sfera del sole, bruciava e quindi molti, infatti, nel mio racconto di quelli che erano attraversati questo deserto, non erano riusciti ad arrivare. Poi c'è ancora il sole e la luna in un altro contesto,
Circolo Polare Artico. Anche qui c'è un sole diverso, pallido, però se non ci fosse quello non potrebbe sopravvivere l'uomo, come troviamo anche nella poesia della Bachmann. Quindi il sole certamente in tutte le sue caratterizzazioni, infatti la divinità era una divinità, per molto tempo è stata una divinità, è indispensabile per la vita dell'uomo. Lo spettacolo della luna immersa nel lago di colori dell'arcobaleno abbracciava tutto il villaggio. La notte crepuscolare splendeva di raggi, che repentini si ritiravano lasciando forme etere e fine dei ventagli di colori che subito si chiudevano facendo spazio ai fantasmi. Pura aria che si intuiva più che vedersi, anch'essi per subito sparire dietro e riaprirsi dei colori. Sullo sfondo il pallido sole, faro illuminante, malinconico amico delle tribù del nord, ma non freddo, circondato com'è da sciami di stelle e corpi celesti in un pulviscolo dorato, luccicante e cangiante e assolutamente fidato. Come riconoscere i pericoli? Come salvarsi dai moti ribelli del mare, le morse e i cedimenti della grande banchisa? Senza di lui, come cacciare l'orso o pescare? Quindi ecco l'importanza del sole. E infine, un'ultima cosa che ha a che vedere con la bellezza secondo il pensiero di uno scienziato che si fa varie caratterizzazioni della bellezza, della cultura, nell'archeologia, nella storia, e in particolare ho preso un pezzo perché poi lo ritrovo nella poesia della Bachmann, nella bellezza come vista da Dostoevskij, che dice: la bellezza salverà il mondo, fa dire Dostoevskij al principe Mishkin per bocca di Polyb Terentyev, Aglaya e Pazin. Quale bellezza, anche quella che in un altro contesto e in una diversa rappresentazione lo stesso Dostoevskij definisce tale che con essa si potrebbe sovvertire il mondo, quella insultata dagli eventi e poi definitivamente cancellata, colpita al cuore, in persona di Natasha Filippova, Faltorbo Rogozin e le altre bellezze che in un certo senso la incastonano, perdute per sempre nello smarrimento, nella malattia mentale, anche quella che diede ragione all'inascoltata Cassandra, sì, io dico, non io, lo dice il personaggio del libro, anch'essa, la bellezza esiste in sé e per quanto possa essere effimera, è sempre immortale. E poi un altro mio libro, sempre parliamo di prosa, che però nel suo inseguire la poesia si avvicina poi alle poesie della Bachmann. E questo è un altro libro, Il vecchio teatro, che si svolge in un contesto piuttosto surreale, diciamo, dove si confondono scenografie teatrali con vita reale in Egitto. E qui, ecco, appunto su una nave carretta di incerta bandiera di ritorno dall'Egitto, alpeggiava. Erano appena salpati da Alessandria, c'era tensione a bordo, paura, ma tranquillità, siamo nell'epoca della guerra qui. Più tardi sarebbe spuntato anche un incredibile splendido sole mediterraneo, anche se c'è la guerra c'è il sole. Seb ed Herbert Abli ascoltavano la radio, prendevano, ma quella tranquillità era assurda, quella nave era l'occhio del ciclone. Dormire, passeggiare, chiacchierare, fare la vita di bordo come passeggeri, come un ciclone la guerra stava distruggendo ogni cosa, e la loro nave, dove ogni cosa si svolgeva secondo ritmi lenti e collegonati, era come il placido, incredibile occhio del ciclone. Assurdamente distesi al sole, mentre dalla radio arrivava l'orrore della guerra, Herbert ripensava alla loro avventura. Il suo volto enigmatico era come se un misterioso alfabeto morso emergesse dalle viscere della terra e dalla notte dei tempi giungesse fino all'uomo. Poi ci sono altri passi dove c'è un mixage tra sole e luna, proprio perché io sento molto la presenza di questi due astri che condizionano certamente la vita delle persone che diciamo, hanno un'attenzione. Da un'ampia vetrata affacciata sul mare si poteva guardare il mare che giocava con la luce del sole. A volte Herbert si sdraiava in poltrona, un sorso di tè o due dita di brandy,
e avrebbe potuto stare ore e ore a guardare il mare, la luce del sole giocare col mare fino ad estate inghiottita e poi ancora da esso emanare attraverso piccole misteriose luci e il luccichio delle onde sotto la luna. Cioè immagino che il mare cattura la luce del sole, poi la riflette al chiarore della luna. E il tempo passava così, come un fatto semplicemente cosmico, come se da fuori Herbert potesse vedere la Terra dal buio profondo del cielo girare e girare intorno al Sole e la Luna girare e girare intorno alla Terra. E in quel silenzio, in quella solitudine, non riuscisse ad arrivare né in fondo alla propria anima, né in fondo all'anima del mondo. Sempre sullo stesso tema. Qui è un fatto archeologico, perché c'è un'immagine, un fregio dove c'era la luna e c'era il dio Amon che rappresenta il sole. La luna è fissata su un blocco di pietra e conteneva in sé il sole. La luna che attraverso quell'angusto portello illuminava e colorava d'argento la parete di fondo. La luna che ora guardava dal piccolo balcone della sua casa nella città vecchia. Una lacrima scendeva lungo la sua pancia mentre in breve ricordo. E la luna girava intorno alla Terra e insieme ad essa, intorno al Sole, passavano i giorni e le notti. E poi un altro lo leggo dopo perché vorrei leggere anche qualcosa della poetessa. Qui ecco, c'è il riferimento al Sole. Messaggio dall'atrio celeste, questa poesia vera, cioè quella è prosa cui uno può individuare qualche richiamo poetico. Qui proprio sono versi in tedesco, noi li leggiamo in italiano. Dall'atrio celeste, tepido di salme, spunta il sole. Non gli immortali sono lassù, bensì i caduti, apprendiamo. E lo splendore non si cura della corruzione. La nostra divinità, la storia, ci ha riservato un sepolcro da cui non vi è risurrezione. Questa è una poesia del 1948, noi siamo parecchio tempo prima che poi cominciasse a frequentare l'Italia, che a lei piaceva moltissimo, come a Enze, e il Mediterraneo, soprattutto Ischia. Qui anche c'è un mixage, diciamo, tra il sole e la luna, una poesia lunga, ne leggo solo un pezzo, che si chiama Grande paesaggio nei dintorni di Vienna. Precede l'uragano il sole che vola verso occidente. 2 millenni sono trascorsi e a noi non resterà nulla. Il vento raccatta ghirlande barocche, rotola per le scale la faccia del puttino, bastioni precipitano dentro cortili in ombra e giù dai canterani maschere e corone. Sulla piazza soltanto nel sole mediterraneo, avvinta alla base della colonna, incline all'attimo, fuggente alla bellezza votata, mi separo dal tempo. Un fantasma tra i fantasma che avanzano. Che cosa però è sfuggito? Il candido sogno raggelato di una giovinezza che non chiede indulgenza, perfezione dunque e bellezza, in forma tale che il suo enigma ci appaghi. Aglaia, in te pertanto non vedrò nulla se non il messaggio in un mondo in cui non posso entrare, una promessa che non posso tenere e un possesso che non posso serbare. Qui è un riferimento alla bellezza nell'ottica dostoevskiana, perché questa è una ballata che aveva messo in versi la Bachmann per un balletto pantomima proprio che riguardava l'idiota di Dostoevskij. Poi ritorna sempre al suo astro preferito, il sole più bello della pregevole luna con la sua nobile luce. Più bello delle stelle, illustri decorazioni della notte, molto più bello dell'infocato apparire di una cometa e a cose assai più belle di tutti gli astri designato, poiché da lui ogni giorno la vita tua e la mia dipende, è il sole. Cosa più bella sotto il sole non v'è che stare sotto il sole. Ecco, questo poi è l'ultima. In cui lei parla anche di Napoli, qui c'è una conciliazione alla fine, una sorta di conciliazione.
perché in un primo momento lei dice il sole non scalda, senza voce il mare, le tombe sono pacchi di neve che nessuno scioglie, non vi alcuno a colmare il braciere di solita lampa, ma la lampa non basta. Però poi alla fine c'è un punto di arrivo. Aspetta la mia morte e poi riascolta. Il cesto della neve traballa e l'acqua canta. A via Toledo, sfocia ogni suono, sgela. Una melodia scioglie la neve, o grande il cielo. Molte cose aspettati, sillabe nell'oleandro, parole tra il verde delle acace, cascate dalla parete. Ricolma le conche, luminosa e mobile, la musica. E concludo con la luna, perché essendo sera, non senza nessuna enfatizzazione o particolare diciamo, evidenziazione, solo perché avviandoci verso la sera era svanito il sole ed erano svaniti il Nilo, l'America, la Francia, la Germania, il Guatemala, mosche, topi, tafani, zoccole e cammelli, ogni zolla di terra, pezzo di cielo, goccia d'acqua e particella d'aria. Quello che si vedeva era solo il sole. La luna era alta ed Herbert si preparava a passare la notte raggomitolatosi su se stesso. Quindi con questo concludiamo e in definitiva è stata una particolare presa in considerazione sia del personaggio Ingeborg Bachmann sia dell'isola d'Ischia, dove lei è stata, dove noi ci troviamo, che è un'isola che a me è molto cara e molto vicina, sia nelle cose che io scrivo e del riferimento del sole. Inizio di settembre, volevo bere whisky e una soda, e controsenso, suonai la moto ruggendo verso il pub. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 mo bella passi di gazella. Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Le chiesi di montare con me su rock and roll del sesso, ma di rimando le disse son 50, 50. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 mo bella passi di gazella, Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Adesso siamo in sette, marmocchi su cera e noi due, e per compenso sgobo soltanto e tutto senza sesso. Credevo, ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra il bischero, i sensi atrofizzati, indormiveglie e indotte, l'ombrico e la mela. Per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio,
il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro che il mischero, la mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipriante gole, per scrivere poesie. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio, il mondo fuori stanza, e scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite. E solo.